Raccontare il rapporto tra Facebook e le persone attraverso delle storie è questo l'obiettivo che la giornalista Paola Bottero si è prefissata nella sua ultima opera letteraria Facebook, vivere al tempo dei social. 18 racconti il cui risultato è un affresco della società contemporanea nella quale gli aneddoti, a volte estremizzati, disegnano una deriva esistenziale. Il libro è stato presentato ieri, giovedì 21 aprile 2016, presso i locali del Centro Giovanile di Marina di San Lorenzo, presenti il parroco Don Giovanni Zampaglione, il sindaco del comune di San Lorenzo Bernardo Russo e numerosi ospiti. Ha moderato la serata Maria Manti, corrispondente del quotidiano della Calabria. Tema molto attuale, quello trattato dalla Bottero nella sua ultima opera letteraria Facebook, è molto sentito, visti anche numerosi interventi del pubblico. Secondo l'autrice Paola Bottero, che ha tirato le somme del dibattito, il problema non sta nel mezzo, ma nella realtà che quel mezzo esprime. Il marcio non è in Facebook, ma nella società, una società priva di valori e di sentimenti. Il social, semmai, ha l'unica colpa, ha detto, di dimostrare candidamente il brutto che c'è nel mondo e privare le persone della possibilità di girarsi dall'altro lato e non guardare. Il problema non è Facebook, ha proseguito, il problema è che noi abbiamo perso un orizzonte. Facebook è semplicemente la società stessa, che la scrittrice ha definito gassosa, una società impalpabile, in cui si è perso il senso di tutto, in cui ci si fa inghiottire dalla voglia di popolarità. Paola Bottero con Facebook ha esposto questa realtà. Con queste 18 storie, ha detto, ho voluto raccontare questa società, dimostrare cosa si può diventare se si perde l'umanità.